Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Come sempre, se non l'avete già fatto, iscrivetevi col pulsantino che trovate in basso a destra. A voi non costa assolutamente nulla, ma mi date una mano enorme a supportare video come questo, come tutti i prossimi che vi porterò, e soprattutto mi aiutate tantissimo nella Road to 1000 che è appena partita, che è la challenge per arrivare a 1000 iscritti entro fine anno. Siamo qui oggi con un nuovo video dedicato agli anime in Blu-ray distribuiti dalla Yamato Video in collaborazione con la Eagle Pictures, e in questo caso torniamo a parlare di Lupin, perché è uscita la quinta serie finalmente in Blu-ray e qui abbiamo il pacchettino della Limited Edition che è appena arrivato. E infatti possiamo leggere già qui sull'etichetta: Lupin III, la quinta serie, Limited Edition, 3 Blu-ray più action figure. In questo caso la figure in questione è Lupin della Masterclass Piece, sempre prodotta dalla Banpresto. Ce ne sono tantissime di figure di Lupin, ce ne sono anche tantissime appunto della linea Masterclass Piece. L'andiamo a vedere insieme subito, andiamo ad aprire il pacchetto con il nostro fantastico cutter, senza fare danni. Io l'ho acquistata da Amazon e in realtà l'ho pagata 15 euro in meno, quindi ottimo, meglio così, con la prenotazione al prezzo minimo. Dopo ne parliamo. Allora, qui c'è un po' di plastica. Qui abbiamo il cofanetto, eccolo qui in Blu-ray, perfetto, senza botte, senza danni, edizione limitata in 2000 copie. E poi abbiamo la figure di Lupin della Banpresto, appunto, Masterclass Piece. Ok, togliamo tutto e andiamo a vedere l'unboxing sia del cofanetto in Blu-ray che della figure subito dopo la sigla. Sei sempre il tuo regime. Eccoci qui, allora non tergiversiamo oltre e andiamo a mettere da parte la figure e andiamo a vedere subito il cofanetto. Quindi andiamo a togliere anzitutto il cellophane esterno. Possibilmente senza fare danni, quindi con molta delicatezza. Eccolo qui. Dunque, andiamo a vedere dietro, vediamo subito cosa c'è scritto. Serie che celebra il 50° del franchise animato. Lupin e i suoi compagni vivono nuove incredibili avventure, bla bla bla. Insomma, praticamente è una serie piena di riferimenti, fatta per il 50° anniversario e divisa, questo ve lo dico velocemente io, è divisa praticamente in 4 maxi storie da più episodi. Quindi andiamo a vedere appunto cosa c'è dentro. Edizione corredata da 2 booklet esclusivi con le sinossi degli episodi, disegni preparatori e scenografie. Come sempre vediamo la collaborazione fra Yamato Video e Eagle Pictures per la distribuzione e la copia 1788 di 2000, edizione integrale, first press numerata più 2 booklet a tiratura limitata. Vediamo poi il dorso e dall'altra parte Lupin III, la quinta serie, con questo font che è quello nuovo praticamente della quarta e della quinta serie, anzi le vediamo a confronto direttamente con la quarta serie, eccole qui, per vedere come stanno. Stanno molto bene fra l'altro, perché abbiamo il personaggio maschile, in questo caso Lupin sempre sopra, e il personaggio femminile sotto. E dall'altra parte abbiamo quarta serie e quinta serie. Ok, effettivamente c'è questo cambio di colore qui, blu-bianco, e qui invece bianco-blu. Ma poi le vedremo comunque tutte a confronto quando uscirà anche il prossimo film in Blu-ray. Magari poi facciamo un video riepilogativo in cui vediamo tutte le edizioni uscite finora in Italia in Blu-ray di Lupin, praticamente ce l'ho tutte lì, quindi facciamo un mega video dove guardiamo tutto praticamente, quello sarà molto interessante. Per ora guardiamo solo la nuova serie, la vecchia l'abbiamo già vista nel video precedente, quindi se non l'avete visto andate a vederlo. E torniamo a parlare della quinta serie, che è un seguito fra l'altro direttamente della quarta. Allora, sembra scontato, ma non è così, perché in questo caso è proprio collegata, continua l'avventura in Europa, iniziata con l'avventura italiana della quarta serie. Abbiamo il booklet esterno, sicuramente un secondo booklet interno, perché appunto qui non lo vedo. Qui abbiamo l'Emerei, classico, e andiamo a vedere subito il primo booklet.
Ok, qui abbiamo le sinossi degli episodi. Ci dovrebbero essere tutti gli episodi più uno special. Vediamo se qui è segnato. 625 minuti. No. Su quello esterno non lo scrive. Sul cartoncino esterno. Andiamo a vedere allora se ce l'ha messo appunto qui come episodio bonus. Love. Eccolo qui. Special of Lupin contro tutti. E poi andiamo, perché appunto è una serie che si rifà molto a tutte le serie precedenti per celebrare i 50 anni e quindi è piena di riferimenti. Andiamo a vedere poi appunto tutte le varie giacche che ha indossato il personaggio, che abbiamo quella rosa della terza serie, quella rossa della seconda serie, quella verde della prima. Qui abbiamo i bozzetti di tutti i personaggi, Jigen. Poi abbiamo Gaemon, Fujiko. Questo è correlazione fra i personaggi. Quindi abbiamo, diciamo, un piccolo riepilogo di come sono collegati i personaggi fra di loro. Continuiamo poi con altri bozzetti su Fujiko. Zazà, mitico Zazà, il mio personaggio preferito di tutto Lupin. Poi abbiamo i nuovi personaggi, appunto, introdotti in questa serie. Qui rivediamo direttamente un personaggio che dovreste riconoscere se avete visto la quarta serie. Poi degli altri bozzetti con tutti i personaggi messi uno di fianco all'altro con le varie altezze. Bellissimo, qui abbiamo i personaggi in stile Power Rangers, praticamente. E basta, questo era il primo booklet. Andiamo quindi ad aprire la Mirei per andare a vedere il contenuto. Allora, come prima cosa vediamo subito i dischi. Disco 1. C'è scritto episodi esatto 1-9, disco 2, episodi 10-17, disco 3, episodi 18-24 più OAV. Mi sembra strano che non ci sia scritto qui che c'era l'OAV. Sicuramente mi è sfuggito, da qualche parte doveva esserci. Numero di episodi, possibile che non c'è scritto? Eh sì, eccolo qua, infatti, 24 episodi più OAV. Allora, dicevamo, qui abbiamo il secondo booklet, che adesso andiamo a vedere, e poi abbiamo la copertina, anche in questo caso, reversibile. Davanti abbiamo Lupin e Jigen, e dall'altra parte abbiamo Fujiko e Gaemon. Peccato solo che qui ci sia scritto Original Comic, Monkey Punch, TMS, All Right, Reserve, i diritti riservati, eccetera. Perché sarebbe bello, effettivamente, sarebbe più interessante, diciamo, per il disegno mettere questa come copertina esterna e questa come copertina interna, però va bene lo stesso. Se fosse stata, ecco, senza scritte, come anche da questo lato, sarebbe stato un pochino meglio, però ci possiamo passare su. Ok, andiamo a vedere quindi anche il secondo libretto. Con altre illustrazioni, in questo caso delle armi. I veicoli. Tanti veicoli. Tra l'altro c'è anche Lupin qui in scala per far capire qual è la grandezza sostanzialmente del veicolo. Anche qui c'era Zazà. Qui abbiamo poi qualche altra arma, cibi, questi che sono gli ambienti renderizzati, cioè in realtà costruiti a computer, e forse dopo ci saranno anche renderizzati o meno, la costruzione con i bozzetti, sì, le immagini sostanzialmente degli ambienti tridimensionali fatti a computer,
molto 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 interessante. Sì, più che altro c'è lo scheletro degli ambienti renderizzati, non c'è, ma direi che lo vediamo poi nella serie effettivamente come è venuto il lavoro finale. Ottimo, un libretto anche questo molto interessante, un'edizione che si allinea perfettamente all'edizione precedente. E adesso mettiamo via tutto e andiamo a vedere invece la figure. Quindi mettiamo via questo qui, inseriamo prima il libretto così non si rovina, perfetto. Mettiamolo un attimo da parte e andiamo a fare l'unboxing della figure. Qui vediamo, ecco, Lupin the Third Part 5, parte 5, Masterclass Piece. Allora, due parole al volo sulle Masterclass Piece. Io ho smesso in realtà di farle perché mi piacevano un sacco, sono qualitativamente molto belle, confrontate alle statuine, quelle diciamo più piccole, anche in rapporto qualità-prezzo, perché bene o male costano uguale, quindi perché prendere una figure come quelle che vedete lì dietro, alta così, quando posso prendere una Masterclass Piece che diciamo è più grande, è scolpita meglio, e poi sicuramente anche il dettaglio nelle colorazioni eccetera è fatto meglio. E quindi ero partito a comprare le Masterclass Piece, ne ho prese davvero tante, avevo preso quelle di Dragon Ball, ero partito da lì. Poi sono uscite le grandista, e quindi sempre a parità di prezzo, la qualità è schizzata alle stelle fra le Masterclass Piece e le grandista, e quindi le ho guardate e io ho fatto, beh, ciao Masterclass Piece. E quindi sono partito a comprare le grandista, e non ho mai più comprato una Masterclass Piece. È vero però che di Lupin non esistono le grandista, non ancora perlomeno. E le statue migliori che potete trovare sempre in rapporto qualità-prezzo probabilmente sono proprio le Masterclass Piece. Io di figure di Lupin praticamente non ne ho, a parte quella che avete visto nel video precedente di Lupin e di Rebecca nella scena del matrimonio praticamente che apre la quarta serie. E se non avete visto il video vi rinnovo l'invito ad andarlo a vedere dell'unboxing precedente del cofanetto della serie 4. Ma se vi interessano le figure di Lupin, quelle della Masterclass Piece sono delle ottime figure appunto, e ci sono praticamente tutti i personaggi da Fujiko, Rebecca, Gaemon, Jigen ovviamente, e poi ribadisco Zaza che è il mio preferito, e soprattutto Lupin c'è, cioè in mille posizioni, in mille forme e soprattutto con tutte le giacche, per cui veramente c'è solo l'imbarazzo della scelta. Sono davvero davvero tante le Masterclass Piece. In questo caso abbiamo quella dedicata proprio a questa serie, quindi dov'è? Parte 5, eccolo qui, fra l'altro con il logo originale. Poi vediamo qui sopra che abbiamo il bollino. Andiamo quindi a vedere un attimo la confezione esterna. Abbiamo l'immagine di Lupin praticamente da tutti i lati. Qui abbiamo l'immagine di Jigen che si può posizionare dietro Lupin, anche lui con la sigaretta. E niente, basta, andiamo a vedere com'è all'interno. Quindi apriamola con il nostro meraviglioso cutter. Allora, come prima cosa, come sempre, c'è il classico codice della Banpresto all'interno della confezione. Poi, vabbè, non sto a tirare fuori... Sì, sto a tirare fuori tutto. Così non rischio di fare danni, perché la figure è smontata e va montata. Ok, non c'è altro all'interno? No. Allora, andiamo a vedere i pezzi. Allora, i pezzi sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 direi a occhio. Sono 7 divisi in 6 scompartimenti. E andiamo a vederli tutti. Abbiamo anzitutto la basetta, come sempre, voilà, che è fatta praticamente come se fosse dei mattoni, un pavimento fatto di mattoni. Poi abbiamo i due piedi singoli smontati. Abbiamo la testa. Abbiamo il corpo. Con
una mano in tasca e l'altra mano che non c'è, perché poi abbiamo gli ultimi due pezzi che sono insieme e sono la mano e la sigaretta, che non mi aspettavo fosse un pezzettino a parte, racchiusa a sua volta dentro un pezzettino di plastica, praticamente con un cartoncino dentro una bustina di plastica che adesso andiamo ad aprire, se ce la facciamo senza fare danni come sempre. Ecco qui, e qui dentro c'è la sigaretta da tirare fuori e non perdere. Eccola qua. Ok, andiamo quindi a vedere tutti i pezzi e a montarli e assemblarli praticamente nella figure che sarà il prodotto finale. Dunque, questo dovrebbe essere, a occhio direi, il piede di... sapete che non lo so, mi sembrano molto simili questi piedi. Vediamo se hanno un taglio particolare all'interno. Sì, ok, hanno un taglio particolare, quindi non ci si può sbagliare. Qui c'è una piccola zigrinatura, quindi questo entra qui dentro e non può entrare dall'altra parte. Allora, la figure è di un materiale molto plastico e poco gommoso, per cui se spingete troppo è una di quelle figure che si spezza, per cui non so se si sente il suono, per cui assolutamente non piegatela, non stringete le gambe, cioè se fate così dà proprio l'impressione che si spezza super facilmente, quindi attenzione a inserire i pezzi. Sta in piedi da sola? Ni. Quindi andiamo a mettere subito la basetta, così diamo maggiore stabilità. La basetta ha due perni all'interno, per cui andiamo semplicemente a inserire i perni dentro i piedi. C'è la forma appunto dei talloni in cui inserire il tutto. E spingiamo quel tanto che basta per non spaccare tutto. Ok, direi che è piazzata. Andiamo poi a mettere la testa. La testa è fatta discretamente bene. La colorazione, ecco, non è proprio perfetta, magari nei bordi attorno ai capelli c'è un pochino di polverina che però si può grattare via praticamente con l'unghia e quindi non si vede. Giusto qui dove essere un pochino più basso, dove c'è l'attaccatura dei capelli in fronte, e poi cerchiamo di infilare il collo che ancora io non ce l'ho fatta. Eppure la forma dovrebbe essere esatto, unica. Ho una paura di romperla incredibile. Poi andiamo a inserire anche la mano. E la sigaretta che ha un buco praticamente... Oh, che figata! La sigaretta da davanti è aperta, non è chiusa. Da un lato è tutta completamente chiusa, dall'altra parte è aperta, quindi si può mettere proprio dal lato aperto. E andiamo a inserirla dentro il buco che ha sulle labbra, mezzo fra le labbra, sulla bocca. Allora, stavo guardando che forse lui voleva che la mettessi al contrario la sigaretta. A me piaceva il lato aperto, ma secondo me va al contrario. Sì, entra molto meglio al contrario, è un pochino zigrinato il... un po' come se ci fosse il filtro praticamente, però era oggettivamente più bello nell'altro verso. Sì, dai, preferisco nell'altro verso perché dentro è bucato e quindi è come se ci fosse effettivamente il tabacco. E voilà, questo era l'unboxing della quinta serie di Lupin in Blu-ray, in edizione limitata e numerata appena uscita, più la figure della Master Timepiece allegata praticamente in questa edizione speciale che si può acquistare tuttora su Amazon. Per quanto riguarda il prezzo, il Blu-ray da solo costa 55-60€ e il pack con anche la figure costava 85€. Io l'ho prenotato a 85, ma alla fine ho risparmiato 15,50€, come vi dicevo, pagandolo 69,50€ per via di Amazon praticamente e della prenotazione al prezzo minimo garantito. Non so per quale motivo a un certo punto è sceso di 15,50€, avendo raggiunto quel minimo di soglia, la mia prenotazione è scesa a quel prezzo lì. Quindi anche se poi è risalito e tuttora si trova a 85€,
Comunque io l'ho pagato di meno. Per cui questo è uno dei vantaggi di Amazon, così come chiaramente un altro vantaggio è il servizio post vendita, se dovessi avere qualche problema, se dovesse arrivarmi un cofanetto ammaccato per qualche motivo, danneggiato, con qualche problema, posso semplicemente cliccare reso, me ne arriva un altro il giorno dopo e ho un mese di tempo per rimandare indietro quello danneggiato. Ma vabbè, il vantaggio di Amazon lo conoscete un po' tutti, il problema è lo svantaggio di Amazon, ovvero i Blu-ray degli anime mi arrivano tutti 5 giorni dopo e questa è una cosa terribile. Attualmente io ho provato anche a contattare Amazon per capire per quale motivo ci fosse questo problema che avevo già riscontrato e ve ne avevo già parlato nel video precedente e purtroppo non ho avuto una risposta, o meglio, un'idea più o meno me la sono fatta, ma diciamo sono supposizioni mie, quindi non sto a parlarvene qui. Però c'è da dire che praticamente Amazon lo ha ricevuto 2 giorni dopo rispetto all'uscita e poi ci ha messo altri 3 giorni per organizzare e spedire la spedizione praticamente a livello nazionale dal magazzino in cui l'aveva ricevuto. Questo è più o meno quello che sono riuscito a sapere contattando direttamente Amazon. Per cui non c'è un modo per avere i cofanetti Blu-ray, tutti i cofanetti Blu-ray, compreso il prossimo, perché il prossimo che esce è Naruto, che dovrebbe uscire il 28 settembre, quindi fra 2 giorni praticamente, e invece a me arriva il 2 ottobre, forse addirittura il 3, quindi tra i 5 e i 6 giorni di ritardo rispetto all'uscita. E questo vale per tutte le persone che hanno prenotato il cofanetto da Amazon praticamente appena è stato reso disponibile. E questo vale per tutti gli anime, anche i prossimi che escono, e fra l'altro non solo della Yamato, perché ho prenotato ad esempio la serie di Hunter x Hunter o il film di Sword Art Online, The Movie Progressive, Area of Starless Night, e anche quello arriverà 5 giorni dopo, quindi è proprio un discorso generale. Vabbè, per questo video comunque è tutto, io vi ringrazio per aver seguito fino in fondo, noi ci vediamo nel prossimo video che avrebbe dovuto essere fra 2 giorni, invece purtroppo sarà per forza di caso maggiore fra 1 settimana. Vi rinnovo l'invito a iscrivervi al canale col pulsantino in basso a destra, mi raccomando, aiutatemi in questa road to 1000 per arrivare a 1000 iscritti entro fine anno e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!